Ciao, oggi abbiamo qua con noi gli ex Otago, siamo a Como per il Wow Festival, sperando che non piova e quindi stasera ci sarà un super concerto. Vogliamo fargli un po' di domande. Allora, 2 settimane fa a Monza siete stati tra le band che hanno aperto i Radiohead. Beh, innanzitutto c'era un pubblico enorme, forse al quale non siete di solito abituati, e volevo chiedervi com'è andata. E anche un po' se siete dei fan dei Radiohead o di qualche gruppo che ha aperto diciamo, il concerto, che ha suonato. Ciao a tutti, ma diciamo che è stata una data un po' difficile per noi perché comunque sono di pomeriggio con un caldo incredibile, no? Per cui senza le tue luci, senza il tuo pubblico, è sicuramente stato molto difficile, però è una bella esperienza, tutto sommato crediamo di essercela abbastanza cavata, ecco proprio. E non credo ci sia un grandissimo fan all'interno del gruppo dei Radiohead, no, forse Rashid, in Rasho, realtà sì, Rashid Rashid. ha pianto al concerto dell'Inno. Diciamo che generalmente gli otaghi non sono estremamente fan, anche se riconoscono l'evidente gigantesco talento e apprezzano molto alcune canzoni di Radiohead. Diciamo che sì, c'era molta gente, ma diciamo che quest'anno ci ha regalato anche pubblici più vasti, tipo il 1º maggio ad esempio. E, insomma, e forse addirittura a Padova, Forse addirittura Padova. esatto, un concerto Prima nostro, prima data del tour estivo, che c'erano 9.786 persone, probabilmente ce n'era di più rispetto alle 5 del pomeriggio ai Radiohead. E comunque è stata un'esperienza buona, dai. contare che manca la data a Genova che è in casa. Bravo, Sì, infatti. È vero che Genova è in casa, ma è anche vero che Genova non è proprio una città estremamente, come si può dire, propensa, no, ai concerti, no? Probabilmente 10.000 persone, manco la riunione dei Beatles riuscirebbe. No, non Esatto, ma a ce Genova probabilmente non fanno 10.000 persone, manco i Beatles. Però, insomma, sicuramente sarà una bomba anche a Genova. Il vostro album Marassi ha riscontrato un buon successo quest'anno. La domanda è come, parlando di una realtà comunque locale, piccola, siete riusciti a farvi apprezzare e anche credo comprendere un po' da tutti, cioè anche da coloro che a Genova e Marassi lo conoscono solamente per lo stadio. Ma La ricetta qual è? esatto, non abbiamo una ricetta, diciamo che sicuramente è un periodo che per fortuna premia molto, no, l'autenticità, no? E a volte anche le cose più semplici sembra che trovino così grande spazio tra la gente, forse perché siamo riempiti quotidianamente dalla TV e comunque da questa commedia della TV e dei vari, insomma, no, Un costumi, maxi maxi spettacolo. spettacolo, insomma si spettacolarizza qualsiasi cosa, per cui da gente come noi che parla di un quartiere molto piccolo e tutto sommato molto modesto, effettivamente credo che possa aver suscitato un bel po' di interesse che poi abbiamo strariscontrato in tutti i nostri concerti, insomma è ovunque, e la cosa ci riempie d'orgoglio, infatti il prossimo disco lo chiameremo San Fruttuoso, che è il quartiere a fianco, Ci e andiamo avanti proviamo. così, Ci solo 10-12 abbiamo la vita fatta Ma fondamentalmente. poi se posso, io credo che appunto come diceva Mauri, il maxi spettacolo ad un certo punto ha anche un po' rotto le palle, cioè la gente vuole sentirsi partecipe di una cosa che anche se non si chiama Marassi e magari si chiama Tor Vergata o qualcosa del genere, però ha la stessa semplicità. Alla fine tanti gruppi parlano della propria provincia, di quello che c'è sotto casa. Calcutta ha fatto un pezzo che si chiama Frosinone, i Cani hanno sempre parlato di Roma, i Canova parlano di Milano, ognuno parla di quello che vive, però ci sono quei piccoli valori semplici e quotidiani che possono essere tradotti davvero nella città di chiunque. Quindi la nostra Marassi in realtà sono centinaia di Marassi in giro per l'Italia. Allora, così come è successo per la data a Serraglio, che è salito insieme a voi sul palco Jack La Furia, ci sono varie collaborazioni, Jack La Furia che apparezza nell'ultimo album in versione deluxe, un sacco davvero di collaborazioni. Come sono nate? La prima con Jake è stata quella che ha dato il là, vero? Ed è stata Jake ad un certo punto ci mandò una mail ad ottobre dicendo: questo disco è fighissimo, facciamo qualcosa insieme. E noi, cogliendo da bravi furboni, cogliendo la palla al balzo, gli hanno detto: vieni a fare un pezzo con noi al Serraglio. Lui disse: voglio fare gli occhi della luna. Bam, così.
venuta una figata tale che poi non si poteva fare a meno di metterla su disco. E una volta andata così bene con Jake, ci siamo detti: ma perché non ci proviamo con? Perché non ci proviamo con? E questi nomi erano Caparezza, Levante, Mecna, Willy Peyote, Dardust, un sacco di gruppi che stimiamo profondamente e dai quali abbiamo ricevuto un importantissimo e piacevolissimo attestato di stima, perché non era banale che... Tra l'altro avevamo dei tempi veramente incredibili, del tipo: ciao, pronto Mecna, non è che puoi registrare tra 2 settimane? Pronti via. E è andata così e quindi è stato super super spontaneo e molto appagante. Ha dato una nuova veste a un disco che ai nostri occhi comunque era un percorso concluso, invece l'ha riaperto e l'ha sconvolto di tutto e ci è piaciuto un sacco. Allora, nel vostro album precedente era molto presente l'acustica, le chitarre, c'è questo ritorno ai synth. E come vedete questa vostra evoluzione del suono? Siete sempre pronti a spiazzare il pubblico? Avete nuove idee? Ma fondamentalmente l'abbiamo fatto per moda, perché abbiamo visto che funzionava soldi, così. Soprattutto per soldi. Moda e soldi. Abbiamo unito le due, il binomio perfetto, no? No, in realtà è fama. No, in realtà diciamo che con i synth ci abbiamo sempre un po' giocato. Anzi, ricordo il primo disco che abbiamo fatto addirittura una cover di Duran Duran nel lontano 2002, per cui diciamo che non è che siamo proprio primi, no, a giocare con queste macchine. E appunto, tornando da quell'album lì che era In Capo al Mondo, il penultimo album, avevamo proprio bisogno di raccontare un po', di fare il non viaggio, cioè di fermarsi completamente e di raccontare la contemporaneità con più leggerezza rispetto al passato, all'immediato passato, no? E così i synth effettivamente non c'è altro strumento più, come si può dire, contemporaneo, sì, più contemporaneo, più diretto, ma poi no? Contemporaneo, più immediato. Contemporaneo è una contemporaneità che dura 40 anni dagli anni 80, cioè un legante, non so come dire, non è che ci sia inventati nulla di nuovo, però il modo di usarle può essere continuamente rinnovato. Esatto, rinnovato. E per cui abbiamo scritto appunto questo disco a Marassi, l'abbiamo chiamato Marassi, e synth ci sembravano la cosa più interessante da utilizzare. Quello che sta succedendo un po' negli ultimi 2 anni all'interno, diciamo, di una certa scena musicale italiana, che un po' finalmente mi verrebbe da dire: la prima era, faccio della musica che nessuno capisce, ai miei concerti vengono 10 persone, faccio musica di qualità. Voi avete fatto sempre pop degli Ex Otago, comunque siete smaccatamente pop, forse mi dice l'ultima intervista, e un po', cioè, siete riusciti a capire cosa è successo in generale e se anche voi nel vostro piccolo avete aiutato anche a far ricredere le persone al fatto che il pop è anche buona musica, è musica di qualità e spazia da chi ti riempie San Siro a un'altra scena che magari è un po' più come la vostra. Beh, sicuramente facciamo parte anche noi di questa ondata, no? Di musica nuova, che poi nuova non è, perché gli Ex Otago ci sono dal 2002 più o meno. E per fortuna qualcuno si sta accorgendo che esiste del pop diverso da quello che magari propone il talent, RTL, esatto, RTL o i grandi canali, quindi che esistono canzoni orecchiabili con testi di spessore, con musica che ha valore, e siamo, sì, orgogliosi di fare parte di questo, di questa nuova ondata. Poi si stanno muovendo tante cose, appunto, anche la questione autoriale, sia Mauri che altri cantanti del giro indipendente stanno diventando autori per i big, diciamo, definiamoli così, che siano finite le idee nelle alte sfere, che si stia muovendo qualcosa dal basso, diciamo così. Lo vedremo solo vivendo, no? Lo scopriremo intanto... solo vivendo. Studio aperto. Studio aperto e passo la linea. Studio. Giancarlo Canazza. Prego, ma vuoi aggiungere qualcosa? Ha detto tutto Simone, del resto. No, diciamo che... ci darà ragione. Poi vabbè, Simone ha arricchito con un sacco di cose, di colori, no? Che insomma hanno così raccontato la storia meglio, ma più semplicemente si potrebbe dire che effettivamente c'è della gente che dal basso è anni che lavora, che fa delle cose buone, di qualità, e una serie di fattori sociali, culturali del momento hanno fatto sì che potessero venire accolti nei grandi media
così è andata, e la gente per fortuna sta accogliendo questa musica e la sta facendo sua, e adesso il bello deve ancora cominciare. Allora, è da tanto che è in piedi il progetto Ex Otago, eppure è sempre difficile dare una definizione di quello che fate voi, è difficile trovare un gruppo che rispecchi la vostra attitudine, il vostro suono. Voi come lo definireste, e su questo punto cosa ascoltate quando siete in furgone? Come lo definiremmo? Io definirei un pop popolare. Pop popolare. Io ieri sera ero a proposito ero ad una cena di lavoro e dicevano: ah, lui, vedete, è quello che suona nel gruppo, fanno pop. Sì, ma pop tipo chi? Dicevo: difficile in effetti definire quello che facciamo. Sicuramente quello che esce è il frutto di ascolti differenti, perché ognuno di noi ascolta veramente di tutto. Oggi avevamo l'iPod, ho portato il mio iPod Shuffle, quindi playlist a random, e c'era veramente uscito di tutto, da Tedua che è il rapper del nuovo movimento trap genovese, poi cosa c'era, Liberato, Gamon, Gali, poi c'era Colombre, Luci della centrale elettrica, poi abbiamo ascoltato Dulcamara, poi veramente di tutto. Simone e Teresa De Sio a volte ascoltano. Sì, la Terry, mi piace chiamarla Terry a me. E poi Gali subito dopo, quindi... Poi Rascio cosa ascolta? Franca Lai. No, ascoltiamo veramente di no, più. Esatto, sì. Allora, qui a Como al Wow negli ultimi anni ci sono stati gruppi emergenti, ci sono stati gruppi interessanti, ad esempio oggi aprire il vostro live saranno in Canova. Cosa ne pensate della nuova scena, delle band emergenti, e secondo voi su chi c'è da scommettere? Bella domanda. Io scommetterei sugli Ex Otago, ce la faranno. Tuttora emergenti. No, è vero, siamo emersi, non me ne accorgo mai. No, io punterei su dei rapper, cioè credo che sia una roba la nuova scena potente, tipo, cioè, non lo so, c'è questo genovese Cromo che potrebbe fare grandi cose. E poi brevissimamente quello che penso delle nuove leve: è sorprendente ed è piacevolissimo che ci siano delle nuove leve che al primo disco iniziano a fare parecchie cose notevoli che magari si ottenevano in passato con tanti dischi. Cioè, i Canova sono appena usciti, Gazzelle è appena uscito, Carl Brave e Franco sono appena usciti, ci piacciono da matti, ed è una scommessa che facciamo perché diventeranno fichi probabilmente. E non lo so, cioè, dimostra che il fatto che gruppi al primo disco, al disco d'esordio, che richiamano così tanta attenzione, così tanti gruppi, probabilmente dimostra che c'è un'attenzione diffusa per quello che succede in Italia. Non è un caso che forse quello che ti ha detto Simmi prima, cosa ascoltiamo in furgone, abbiamo citato praticamente solo gruppi italiani, quando in realtà spesso, quando si voleva fare gli alternativi anni fa, si andava a cercare spesso Oltre Manica o Oltre Oceano. Io avrei scommesso tutto su Cambogia, ma in realtà si è scoperto che era un ovviamente stavo scherzando. Dai, ringraziamo gli Ex Otago stasera, tutto il concerto al Wow Festival a Como, e un grande bocca al lupo. Grazie, Kiwi.